Secondo te, qual è il ruolo del nostro lavoro? Noi ci occupiamo di comunicazione attraverso l'arte, ovviamente, in un mondo che è schiacciato dalla comunicazione, in un mondo in cui noi tutti ci stiamo difendendo dall'ipercomunicazione. Come fa l'arte a trovare il suo spazio? Ma io credo che l'arte abbia sempre avuto, diciamo, un ruolo di mettere in discussione proprio le modalità di linguaggio, quindi di scambio di conoscenza e anche di affetti. Cioè, piuttosto che, o almeno oltre che a lavorare sul contenuto, no, di una, appunto, di una conoscenza, di un sapere. L'arte ha lavorato sempre sulle modalità attraverso le quali questo sapere veniva scambiato fra gli umani. E questo lavoro sulle modalità, secondo me, è da considerare sempre, perché stando noi dentro il linguaggio, noi parliamo senza rendercene conto di fatto, cioè emettiamo una quantità di contenuto conoscitivo parlando, ma quando dico parlando dico anche utilizzando linguaggi che non necessariamente sono quello verbale, insomma, in primo luogo ovviamente utilizzando il linguaggio verbale, parliamo per la stragrande maggioranza del tempo, della quantità di questo uso del linguaggio, noi lo usiamo in modo inconsapevole. L'uso avviene in modo inconsapevole, inconscio, diciamo. E secondo me la funzione dell'arte è quella di provare a esplorare proprio, come dire, i margini, no? O le anomalie, le eterodossie, le stranezze, diciamo così, del linguaggio, proprio per mettere in evidenza, quali sono le modalità attraverso le quali noi lo usiamo. E mettere in evidenza le modalità, cioè il modo in cui appunto usiamo il linguaggio, significa offrire di fatto, dare come un esempio della possibilità di usi alternativi e quindi di usi inventati e quindi di potremmo dire giochi, di giocare con il linguaggio in tutte le sue componenti. Quindi diciamo che, anche se mi rendo conto che è una risposta abbastanza vaga, però la funzione dell'arte per me è quella di offrire, uno strumento critico di analisi del proprio stesso modo di, scambiare sapere, conoscenza e, ripeto, affetti, perché, non è solo un fatto di contenuti di conoscenza, è anche un fatto di quanto questa conoscenza incide sulla nostra sensibilità e sulla nostra affettività. Ok, un'altra domanda che volevo farti è quella sul senso etico del nostro lavoro. In un'epoca in cui siamo, il tema della sostenibilità, a me tanto caro, è un tema che è sempre più importante, sempre più sentito. Sostenibilità significa anche produrre pochi oggetti o ridurre al minimo la produzione di oggetti impattanti. Questo è un tema che io vedo poco nel mondo, riflesso nel mondo dell'arte contemporanea, e, dove si continua a produrre oggetti, intendo opere, e, oggetti anche quanto libri, quindi produzioni editoriali. Ecco, cosa pensi tu? Perché noi non stiamo affrontando in modo importante questo tema dell'impatto del nostro lavoro, della produzione dei nostri oggetti? Guarda, ti dico la verità, io affronterei il problema con un taglio leggermente diverso. Colpevolizzare la produzione di oggetti in sé, secondo me, è un'attitudine perdente, nel senso che l'oggetto non è solo una questione di fascino, per esempio, della bellezza di un libro, per esempio, rispetto a un PDF su uno schermo di un computer, o di un manufatto,
anche industriale, insomma, voglio dire, anche di una, di un'automobile, perché diciamo è nella, è proprio nella, profondamente radicato nella azione, nella poiesis umana, il fatto di produrre oggetti, ovvero di utilizzare in modo improprio, improprio, sottolineo improprio, le risorse naturali. Cioè io dico sempre che la mia lettura della, proprio dei primi passi della Genesi, no? Il problema è che noi abbiamo sempre interpretato, associato in qualche modo questa storia del peccato originale con l'atto sessuale, col desiderio sessuale e con l'accoppiamento sessuale. E questa mi sembra una lettura del tutto, in, proprio fu del tutto fuori luogo, perché era completamente previsto, infatti, che l'uomo e la donna si accoppiassero e diciamo si riproducessero attraverso questo meccanismo del desiderio. Il pe vero peccato originale è il fatto che questi due, una volta che si vergognano, si rendono conto di essere nudi e si vergognano di questa consapevolezza, staccano delle foglie dagli alberi e ne fanno delle mutande. Quello è il vero peccato originale. Quello è la, diciamo, presunzione di poter cambiare l'uso, lo scopo, la natura della natura. E da quella foglia di fico in poi, diciamo ovviamente mitologicamente, insomma, non è che credo che sia un fatto storico, ovviamente, però mitologicamente la dice lunga questa storia sul fatto che l'avventura umana è inestricabilmente, l'avventura umana con tutto quello che comporta anche di meraviglioso, no? Anche di meraviglioso, i nostri, per esempio in Occidente, voglio dire, proprio la tradizione, la meraviglia della storia dell'arte, degli affreschi rinascimentali o anche dei giardini barocchi, insomma, potrebbe essere un elenco infinito, ovviamente. Però questa avventura meravigliosa è inestricabilmente legata con questa usurpazione della natura. E quindi io penso che non è eliminabile, e fra l'altro siamo lontanissimissimi dall'ipotesi anche, no? Anche solo così fantasiosa di eliminare la produzione di oggetti. Forse il punto è provare a vedere le cose in un altro modo, e per esempio quello che io spesso dico a proposito della relazione fra, diciamo, fra uno sguardo critico e un'opera, ha più a che fare con il concetto, per esempio, di non finito. Allora, una delle, secondo me, cose sulle quali si può lavorare è liberarsi dalla strettoia ideologica che ci fa considerare un oggetto, un manufatto o un'opera d'arte anche, come degli oggetti che sono finiti, che necessita che siano finiti, in quanto devono essere messi sul mercato. Cioè, per diventare merce, un oggetto deve essere finito, deve essere chiuso, deve essere definito. E anche non solo il suo uso, ma anche il suo significato deve essere racchiuso all'interno di una definizione ben precisa. Altrimenti non può entrare sul mercato perché non si sa che cos'è che stai vendendo. Allora, per quanto riguarda l'opera d'arte, ma io direi un po' in generale, questo discorso si potrebbe fare pure per i libri, il punto è che provare a immaginare che un'opera non è mai finita, o addirittura che non è mai fatta. Cioè, perché se io dico io ho fatto quella cosa lì, già nel fatto di dire fatto, io la chiudo all'interno di una definizione che mette insieme sia la mia autorialità che il compimento di una mia azione. Quindi io, piuttosto che, appunto, ripeto, tentare di immaginare un mondo nel quale invece di libri produciamo PDF, invece di opere d'arte produciamo file, il che
succede anche spontaneamente, insomma, non credo che ci sia bisogno di provare a farlo di più. Io proverei invece a lavorare sul concetto che noi abbiamo dell'opera, cioè dell'oggetto, del manufatto o della cosa qualsiasi, non è che necessariamente deve essere materiale, materiale o immateriale che sia. L'arte ci offre questa grande possibilità di considerare che le opere sono continuamente ancora da farsi, cioè sono insature, incomplete, e quindi fra parentesi per rispondere alla tua domanda, diciamo che potrebbe essere che, voglio dire, pensiamoci prima di produrne altre, dal momento che c'è da Certamente. lavorare su quelle che abbiamo già fatto anche. Sono incomplete e sono contemporanee, non nel senso che hanno qualcosa a che fare con l'attuale, ma sono contemporanee nel senso che abitano lo stesso tempo, tutte. Vuol dire che sono tutte qui con noi ora, cioè sono contemporanee a noi. Perché sono qui con noi. Le opere, io posso parlare ovviamente in primo luogo, essendo un artista, delle opere che io ho cominciato, ho avviato, diciamo così, no? Che quando faccio le presentazioni dico ho fatto, per farmi capire. Sono qui con me, sono qui con me ora, non sono più vecchie, più giovani, più vive, più obsolete, no? Se, a seconda di se sono più o meno vicine. Se il lavoro che io ho dedicato a loro è più o meno vicino a questa data di ora. Sono tutte, allora, questa contemporaneità e questa incompletezza, insaturazione, io la chiamo insaturazione perché mi piace l'idea di queste molecole come le molecole proteiche che hanno delle modalità di cambiare, come si dice, conformazione nello spazio, per cui cambiando conformazione offrono diverse parti della loro struttura a diversi legami. Cioè, sono insature in quanto hanno poi dei punti in cui si possono creare dei ponti, tu prima citavi i ponti come l'azione degli ingegneri, no? Con altre molecole, altre situazioni. E questo ovviamente è una metafora per dire che chiaramente ogni opera, nel momento in cui si riconfigura, si ricontestualizza, si ridiscute, si ricolloca, si ripensa, immediatamente crea nuove connessioni di senso. E quindi non diventa più in nessun modo logico dire che quell'opera è stata fatta, no? In quel determinato anno, perché si sta facendo anche ora, perché appunto è contemporanea. Quindi questa doppia valenza dell'insaturazione e della contemporaneità, secondo me, può essere una chiave che ci aiuta a perdere la coazione, è una coazione, proprio una coazione dettata dall'ideologia del mercato. E anche dalle ideologie del museo, ma insomma, quello ne possiamo parlare un attimo dopo. Questa coazione a fare cose, a immaginare, a convincerci che quello che abbiamo fatto è effettivamente un oggetto compiuto, definito, quindi vendibile, spostabile, scambiabile col denaro, quindi merce. Già secondo me, liberarci dall'idea che l'opera è una merce, è un bel passo in questa direzione. Poi vorrei parlare del tuo lavoro naturalmente, però c'è un tema che vorrei che affrontassi un po' più nello specifico, è che è il tema dei temi in questo mare magnum, dicevamo, di comunicazione, ma anche di comunicazione di immagini. Come comunichiamo le nostre immagini? Come riusciamo a far emergere il nostro lavoro in un mare magnum in cui tutti producono comunicazione e immagini e informazione? Non so, non credo di saper rispondere. Penso che la sfida sia quella, non mi ricordo chi è che lo diceva, l'ho sentito dire a un convegno molto recentemente. Cioè, io ho sempre parlato perché non vengo da studi artistici e per molto tempo, pur facendo l'artista, ho sempre pensato di non essere capace di fare artista. E ho sempre parlato della, diciamo, della libertà del dilettante, cioè il dilettante è uno che non sa fare niente e che il perfetto dilettante, come ho spesso detto,
Il perfetto dilettante è quello che non sa fare niente, ma proprio in virtù del fatto che non sa fare niente, non si attacca a nessuna tecnica in particolare e quindi si mantiene la libertà, la potenzialità di fare qualsiasi cosa. E io l'artista l'ho sempre visto un po' così. E in effetti, la situazione contemporanea, in un certo senso è un po' andata in questa direzione perché, come dici tu, noi abbiamo migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni, o addirittura centinaia di milioni di persone che producono video e li mettono su YouTube o producono immagini e le mettono su Instagram. Io non so mai come funziona, però insomma, grosso modo intuisco, diciamo così, che cosa sta succedendo. Vedo fotografi che, per esempio, non fotografano più, ma raccolgono immagini che trovano online perché ce ne sono talmente tante che ovviamente sembra quasi uno spreco mettersi lì a farne altre. E, quindi effettivamente c'è un'esplosione dell'idea dell'artista dilettante e questo secondo me è una situazione molto interessante, è una sfida molto interessante. Forse la questione sta anche lì, vedere le cose in modo diverso per me sta nel liberarsi dall'ansia che qualcuna di queste immagini debba emergere sulle altre. Liberarsi dall'ansia che la propria produzione debba necessariamente, per esistere, essere vista da qualcuno, il che è sempre stato così. È sempre stato per un artista una sfida il fatto che la sua opera, per esistere, dovesse essere vista da qualcuno. Io credo però che la sfida ancora più grande sia nella, diciamo, rinuncia all'autorialità, nella profonda sensazione di una rinuncia all'autorialità. E anche se, insomma, capisco che è complicato, se non la sento una cosa proprio così vicina, però io spesso mi rendo conto che se uno ha un progetto, no? Ha un'idea, una cosa da fare, diciamo artistica, e cerca bene su YouTube, su altri siti, eccetera, insomma, online, usa bene le parole chiave, se conosce un po' l'inglese soprattutto, sostanzialmente la trova già fatta, la cosa che c'è in mente. E questo, diciamo, invece di deprimerci, ci dovrebbe dare il senso di una identità collettiva, di un'autorialità collettiva, in cui, anche se diciamo, la personale, la singolare come dire, contribuzione a uno scambio di senso sta ovviamente, come dici tu, nel mare magno, piccolissima, no? Quasi infinitesimale, però comunque c'è e partecipa di una mente effettivamente un po' matrixiale. Ovviamente penso al film, ma in modo meno angoscioso, ma penso anche alle riflessioni, diciamo, di certa teoria femminista, e di quanto forse l'idea dell'autore individuale sia un'idea, come dire, di una visione un po' legata al patronimico, no? E al nome del padre, e quanto, forse questi strumenti ci suggeriscono, non riesco a vederla meglio di così, insomma, ci suggeriscono la strada per una costituzione di una soggettività che è effettivamente iperconnessa e quindi in qualche modo collettiva. Io ho nel mio piccolissimo un'esperienza laboratoriale che amo molto e che cito sempre. Perché a volte nel lavoro di laboratorio accade questa cosa, che è che le persone, partendo da uno spunto che chiaramente viene da un singolo, però cominciano a pensare insieme e si producono delle idee che non sono attribuibili a una persona specifica del gruppo, È quello che ma dice il proprio forum. ad una mente collettiva. E sono momenti, sono proprio quasi attimi, sono un po' momenti magici, però accadono.
sono normali, cioè non è che sono niente di trascendentale, insomma, sono normali. E sono quei momenti in cui effettivamente noi ci rendiamo conto che il nostro pensiero trova senso e trova, ti dirò, anche piacere, perché questo è anche molto importante, nel fatto di condividere un'appartenenza collettiva al pensiero, alla mente, a una mente di gruppo, insomma. E lì ci vedo gli embrioni, che poi ovviamente su YouTube, sulla rete, sono in qualche modo evidenti, però sono evidenti in questa dimensione oceanica di cui tu parlavi, che chiaramente tende a farci sentire anche un po' naufraghi o potenziali annegati in questo enorme, no? Comunque, insomma, l'unica via che io trovo, di nuovo, non è tanto uno sforzo per cercare di emergere, quanto un provare a vedere se è possibile immergersi invece di più, perdendo un po' i confini dell'io. Però poi nel concreto l'artista si deve confrontare con la sua galleria che vuole appunto l'oggetto, quindi andiamo esattamente a negare quello che abbiamo appena detto, che vuole un oggetto chiuso, firmato da un artista che è quello e non un altro, e quindi non collettivo, perché anche l'artista ha bisogno di affrontare insomma il quotidiano, l'artista stesso, scusami, il curatore ha bisogno che il suo evento sia comunicato e che conti un numero importante di visitatori, perché se no non riceve più finanziamenti, eccetera, eccetera. Quindi poi alla fine è tutto molto Sì, complicato. no, tutto questo mi è ben chiaro. Penso che però, diciamo, da artista, no? Perché poi è chiaro che se io mi devo mettere a fare l'organizzatore, e l'ho fatto, lo faccio continuamente, insomma, chiaramente seguo delle altre logiche. Però da artista intuisco dei percorsi che sono anche dei percorsi esistenziali. E siccome sono abituato ormai da quando faccio questo mestiere, a negoziare istanze contraddittorie, dico solo che nel campo, invece di giudicare le cose giuste o sbagliate in un modo no, un po' polare, cioè le polarità per me sono interessanti in quanto creano dei campi di tensione, non in quanto danno una stella polare, una direzione giusta rispetto a una sbagliata. In questo campo di tensioni polari, l'artista, secondo me, può porre, diciamo, questa, insomma, può suggerire questo approccio, questa sfida. E poi quello che succede da un punto di vista, come dire, pratico, che ne so io, nel rapporto con la galleria, sì, mi sembra. Insomma, non voglio sminuire l'importanza pratica, però diciamo che è un po' su un altro piano, un altro discorso, di cui non, soprattutto io credo, non bisogna avere paura. Cioè, se noi entriamo, per quello che io vedo nei giovani, no? Io vedo un sacco di giovani intelligentissimi, molti di più, fra l'altro, rispetto ai tempi in cui, insomma, ero, come si dice, giovane io. Sono molti di più, sono molto più, come dire, anche hanno più energia, hanno più determinazione. Sono fregati da questa paura che gli è stata messa in testa di poter rimanere senza un posto nel sistema, nel mondo, nell'organizzazione casellare, dell'organizzazione del lavoro. E questa a me sembra che il primo compito sia quello di liberarsi da questa paura e diciamo cercare di conquistare l'autonomia. Quello che tu dici prima a proposito dell'autosostenibilità, per me è molto interessante. Io sto appunto partecipando a un progetto in Puglia in cui stiamo proprio cercando di creare un'organizzazione anche con una sede importante, eccetera, e lavorare su una totale autosostenibilità da un punto di vista di indipendenza dalle reti
elettriche, idriche, eccetera, certo, eccetera, per esempio. ma Ma mi mi interessa interessa il il discorso discorso dell'autosostenibilità, dell'autosostenibilità, soprattutto se è se è declinato declinato nella nella chiave chiave dell'autonomia, dell'autonomia, cioè cioè del del pensare pensare che che il il nostro nostro lavoro, lavoro, la la nostra nostra esistenza, esistenza, il il nostro, nostro, diciamo, diciamo, accesso accesso al al piacere, piacere, al al godimento, godimento, non non sia sia determinato determinato soltanto soltanto da da strutture strutture preordinate. preordinate. Cioè Cioè non non è è possibile. possibile, Io io non non posso posso pensare pensare che che il il mio mio godimento godimento sia sia già già preorganizzato, preorganizzato, no? no? Secondo Secondo uno uno schema schema che che è è stato stato stabilito, stabilito, diciamo, diciamo, prima prima di di me. me. Dobbiamo Dobbiamo trovare trovare il il modo modo di di pensare pensare la la nostra nostra vita vita come come una, una, appunto, appunto, da da una una parte parte cercando cercando di di non non obbedire obbedire all'ideologia all'ideologia della della merce merce e e neanche neanche all'ideologia all'ideologia dell'individualismo. dell'individualismo, No? no? E E quindi quindi cercare cercare di di anche anche diluire diluire l'individualità l'individualità in in questa questa intelligenza, intelligenza, in in questo questo pensiero pensiero collettivo. collettivo. Dall'altra, Dall'altra, dobbiamo dobbiamo poter poter pensare pensare che che il il nostro nostro singolare singolare contributo contributo a a questa questa intelligenza intelligenza collettiva collettiva sia sia effettivamente effettivamente singolare, singolare, sia sia autonomo, autonomo, sia, sia, diciamo, diciamo, proprio proprio nostro, nostro, una una cosa cosa che che diamo diamo noi noi e e che che se se non non l'avessimo l'avessimo data data noi noi non non ci ci sarebbe sarebbe stata. stata. Quindi Quindi non non entrare entrare nella nella casella, casella, ma ma creare, creare creare connessioni, connessioni, creare creare possibilità possibilità di di esistenza. esistenza. E E questo questo credo credo che che appunto appunto il il terrore terrore più più grande grande che che viene viene messo messo in in testa testa ai ai giovani giovani oggi, oggi, quando quando io io ero ero bambino bambino forse forse era era il il comunismo, comunismo, no? no? Il Il terrore terrore più più grande grande che che ci ci dovevamo dovevamo confrontare, confrontare, adesso adesso il il terrore terrore più più grande è grande è non non trovare trovare posto posto di di lavoro, lavoro, come come se se la la vita vita fosse fosse individuare individuare un un posto posto che che qualcun qualcun altro altro ha ha costruito costruito per per te te e e ficcarti ficcarti dentro, dentro, un un po' po' come come accade accade alla alla fine, fine, insomma. insomma. Della Della vita, vita, lo lo studio studio della della psicologia, psicologia, di di certa certa psicologia psicologia mi ha mi ha insegnato insegnato questo, questo, che che quando quando hai hai un un problema problema e e ti ti sembra sembra di di non non riuscire riuscire a a risolverlo, risolverlo, di di provare provare a a ragionare ragionare in in modo modo controintuitivo. controintuitivo. Per Per esempio, esempio, di di renderlo renderlo più più grande, grande, invece invece che che cercare cercare di di lottare lottare per per arginarlo, arginarlo, provare provare a a renderlo, renderlo, allora, come come dicevamo dicevamo prima, prima, no, no, dell'oceano, dell'oceano, provare a provare a immergersi immergersi invece invece di di cercare cercare disperatamente disperatamente di di stare a stare a galla. galla. Avrei Avrei voglia voglia anche anche che che tu tu ci ci raccontassi raccontassi un un po' po' delle delle cose cose a a cui cui tu tu stai stai lavorando lavorando adesso. adesso. Sì, Sì, allora, allora, questa questa cosa cosa che che ti ti ho ho accennato accennato è è un un progetto progetto al al quale quale tengo tengo molto, molto, che che sta sta partendo, partendo, quindi quindi è è anche anche un un po', po', forse forse prematuro prematuro che che io io ne ne parli, parli, comunque comunque l'idea l'idea con con altri altri amici amici che che sono sono amici amici ormai ormai di di vecchia vecchia data, data, insomma, insomma, alcuni alcuni di di loro. loro. Con Con alcuni alcuni di di loro loro abbiamo abbiamo condiviso condiviso l'esperienza l'esperienza di di Oreste Oreste negli negli anni anni 90, 90, cioè cioè con con Fantin, Fantin, Luigi Luigi Negro, Negro, Giancarlo Giancarlo Norese Norese e e con con Luigi Luigi Presicce, Presicce, che è che è un, un, diciamo, diciamo, un un amico amico un un po' po' più più recente. recente. Stiamo Stiamo in in effetti effetti proprio proprio creando creando una una fondazione fondazione in in Salento Salento e e l'idea l'idea è è creare creare un un luogo luogo di di formazione. formazione. In In cui cui si si possa possa allo allo stesso stesso tempo tempo scambiare scambiare proprio, proprio, vivere vivere insieme insieme sostanzialmente. sostanzialmente. Quindi Quindi una una specie specie di di incrocio incrocio fra fra alcune alcune esperienze esperienze che che io ho io ho fatto fatto nel nel passato, passato, tipo tipo i i laboratori laboratori UAV UAV con con appunto appunto le le esperienze esperienze delle delle residenze residenze aperte aperte di di Oreste, Oreste, e e è è un un po' po' un un sogno, sogno, è è un, così, così, un un progetto progetto molto 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 ambizioso, ambizioso, però però boh, boh, mi mi sembra sembra che che sia sia venuto venuto il il momento momento per per fare fare una una cosa cosa del del genere. genere. Io Io le le risorse risorse che che ho ho potuto potuto metterci metterci ce ce le le sto sto mettendo mettendo e e vediamo vediamo cosa cosa succede. succede. Dal Dal punto punto di di vista vista più più diciamo diciamo individuale, individuale, artistico, artistico, individuale, individuale, ho ho fatto fatto recentemente recentemente una una mostra mostra che che mi mi è, è, mi mi sono sono veramente veramente molto molto divertito divertito a a fare fare e e per per una una serie serie di di circostanze. circostanze. Io Io sono sono molti molti anni, anni, forse forse anche anche troppi, troppi, che che penso penso a a come come potrebbe potrebbe farci farci una una retrospettiva, retrospettiva, no? no? All'idea All'idea della della retrospettiva. retrospettiva. E E le le cose cose che che ti ti dicevo dicevo prima prima sull'opera sull'opera in in satura, satura, sulla sulla contemporaneità contemporaneità di di tutte tutte le le opere, opere, eccetera, eccetera, sono sono anche anche riflessioni riflessioni che che vengono vengono da da questo questo pensiero, pensiero, cioè cioè come come pensare pensare una una retrospettiva, retrospettiva, oltre oltre che che nel nel modo modo banale banale di di prendere prendere le le opere opere che che uno uno ha ha e e rimetterle rimetterle in in fila. fila. E E niente, è niente, è un un piccolo piccolo spazio spazio di di Roma, Roma, questo questo Zoozone, Zoozone, che che poi poi è è uno uno spazio spazio gestito gestito da da un un artista, artista, Lim, Lim, e e dalla dalla sua sua compagna, compagna, curatrice curatrice Viviana Viviana Guadagno. Guadagno. Abbiamo, Abbiamo, insomma, insomma, loro loro mi mi hanno hanno molto molto insistito insistito perché perché io io facessi facessi una una mostra mostra in in questo questo spazio, spazio, in in questo questo luogo, luogo, e e io ho io ho detto, detto, vabbè, vabbè, ok, ok, faccio faccio una una retrospettiva. retrospettiva.
da voi, voi e ho deciso di fare una retrospettiva però di opere inedite. E quindi praticamente ho tirato fuori dallo studio, da cantine, insomma da diversi posti dove erano più o meno nascosti, i lavori che io avevo effettivamente fatto in passato, ma che all'ultimo, per qualche altra mostra, per qualche altra occasione, che all'ultimo momento avevo giudicato sbagliati, brutti, oppure troppo simili, oppure qualcun altro mi aveva detto che erano troppo simili al lavoro di un altro artista e che quindi non erano presentabili. Oppure in un caso era addirittura un lavoro che ho ritenuto troppo bello tecnicamente, diciamo così, e quindi che non rappresentasse la mia, insomma, non tanto la mia poetica, ma quanto proprio il mio approccio a quel determinato lavoro, era una documentazione, una performance. Insomma, tutti i lavori che più o meno risalgono dagli anni, fine anni 70 fino a pochi anni fa, fino al 2010, e li ho tirati fuori tutti. E ho fatto una mostra che sarebbe I lavori da vergognarsi, questo è il titolo, I lavori da vergognarsi, ovvero il riscatto delle opere neglette, cioè di quelle opere che io ho fatto, finito, ho messo lì, no? E poi mai mostrate a nessuno, perché appunto... E la cosa bella era che fare una mostra del genere, come tu avrai capito, a me piacciono i paradossi, mi piace il pensiero controintuitivo, mi piace... le cosiddette ingiunzioni paradossali, insomma tutta la pragmatica della comunicazione umana, della psicologia relazionale, e, la cosa bella era che era una mostra che più uno sbagliava e più era giusta, più trovavo cose sbagliate e meglio era, e ovviamente tutte insieme acquistano un nuovo senso e anche un nuovo tempo. Questo mi interessa molto e devo dire che mi ha aperto un grande campo di ricerca. Che è anche una ricerca appunto retrospettiva, individuale, eccetera, perché mi è venuto da pensare a tutte le cose fatte sbagliate, a tutte le letture sbagliate, a tutti i pensieri o tutti gli scritti che a un certo punto uno può aver considerato nel corso, no, della sua vita, dopo averli scritti, diciamo, che si è stronzata con scritti, e magari averli messi via e provare a tirar tutto questo fuori in qualche modo. Dove era? A Roma, a Via del Viminale. La mostra l'abbiamo appena smontata perché era stata inaugurata a maggio e è durata tanto, insomma, tutta l'estate, e l'abbiamo appena smontata la settimana scorsa. Lo spazio si chiama Zozone, non so se si pronuncia in italiano o in inglese, comunque lo pronuncio in italiano, e niente, ti dico, mi ha molto divertito e la vedo come una prospettiva per ulteriori lavori in questa direzione, cioè per questa messa in discussione, diciamo così, che l'arte può sempre fare tra il giusto e lo sbagliato, tra il fallimentare e il riuscito. Secondo me è, insomma, sembra forse semplice, insomma, apre un sacco di possibilità, proprio perché fra l'altro ti fa ripensare il tuo stesso approccio col tempo, no? Perché ciò che improvvisamente da sbagliato ritorna per qualche motivo a essere giusto acquisisce una nuova temporalità, una nuova presenza temporale. L'altro ambito sul quale sto lavorando, Serial Forum, lo sai già, è sul tema della lingua italiana, ovvero della lingua madre, perché poi non vorrei manco necessariamente declinarlo. È chiaro che l'italiano è una lingua speciale, perché è la lingua dei poeti, è la lingua di Dante, eccetera, la lingua inventata dai poeti. Però il problema è una competenza, che non è che è diversa sostanzialmente per un francese o per un turco, cioè è sempre quella. E il punto è che ognuno di noi, francesi, turchi e italiani, abbiamo il problema di dover, diciamo, comunicare, di dovere, anche di volere, perché insomma, è anche una grande opportunità, chiaramente, comunicare in questa lingua franca, che non è manco l'inglese, è il basic English, che è uno specifico, diciamo, inglese. Bubble English, sentivo dire a una conferenza, si diceva, noi stiamo parlando il bubble English. Bubble English. Bubble, come Come lo chiamiamo? Bolla. Come vi... Sì,
un inglese bolla, ecco. Un inglese bolla un po' masticato, Poi anche è molto elementare, no? Perché rispetto a... certo, ma il problema che appunto dico io è a forza di usare una lingua elementare, il pensiero si elementarizza, si infantilizza. E questo rischio, io a un certo punto l'ho sentito su di me. Io quando parlo in inglese sono più stupido, non c'è niente da fare. Cioè, quando parlo con gli altri in inglese divento più stupido, perché il pensiero si adegua alle competenze linguistiche. Ci metteresti troppo tempo, no? Per riuscire a comunicare il concetto elaborato e intelligente, diciamo, che puoi magari articolare faticosamente spesso nella tua lingua. E ovviamente quando sei in quella modalità lì del basic English, semplifichi, non c'hai tempo e ti accontenti di essere un po' più stupido, cioè non c'è niente da fare. Allora la proposta che faccio io è quella di cercare di trovare sistemi per non rinunciare anche lì completamente all'ideologia del basic English e della fretta comunicativa, e per esempio immettere nelle comunicazioni in basic English termini della propria lingua madre, tentando di spiegarli in qualche modo, perché appunto il solito esempio l'ho già fatto mille volte, ma insomma noi abbiamo per esempio tre modi per dire faccia, no? Diciamo faccia, viso e volto, e il viso ha a che fare col vedere, ovviamente il volto ha a che fare col rivolgere l'attenzione, la faccia probabilmente con la frontalità, no? E quindi con l'affrontare qualcuno. Gli inglesi hanno solo face, okay? Ma se io voglio esprimere quella sfumatura che è contenuta nella parola viso o nella parola volto, come faccio? No? In un discorso in inglese? Sono costretto a dire, nella mia lingua si dice viso, e viso ha a che fare con latino videre, il concetto di visus, visto, no? Eccetera. E uno gli spiega, visto, è partecipante, come voi ci avete viewed. Noi ci abbiamo visto, e come voi non avete quella parola lì che è il viso, e noi abbiamo tutto un, diciamo, un'etimologia intorno a questo concetto. Ci metto 5 minuti e gliela spiego, però questo implica necessariamente l'uso di lingue della mia, di un lessico di parole della mia lingua madre. Questo mi sembra, comunque, insomma, intorno a questo tema. Io sto lavorando, per esempio, a una serie di conferenze sulla storia dell'arte italiana. Dette in italiano per pubblici che non parlano italiano.